Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un click. Visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizieinunclick.com, la sezione di educazione finanziaria, ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento. I temi trattati li potete trovare nel libro Lessico finanziario scritto dal professor Beppe Ghisolfi, edito da Aragno. Buona visione! Joy Venture di Gianfranco Torriero. Nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, la realizzazione di un progetto può prevedere diverse modalità o forme di attuazione. In particolare, quando due o più imprese definiscono un accordo per realizzare un progetto comune, questo è definito Joy Venture. L'accordo può riguardare sia aspetti più strettamente industriali, ad esempio la costruzione e la messa a disposizione di parti di un prodotto utilizzabili dalle due imprese per sfruttare l'economia di scala o per effettuare innovativi investimenti che necessitano di elevate risorse finanziarie o complesse competenze, e sia aspetti commerciali come la costruzione di una rete vendita in comune, come avviene soprattutto in caso di internalizzazione delle attività. L'obiettivo è sempre quello di mettere a fattor comune conoscenze e risorse per realizzare il progetto condiviso. La joint venture può assumere la forma di pura gestione contrattuale dell'iniziativa oppure essere funzionale a regolamentare l'attività svolta della società controllata dalle imprese che partecipano alla joint venture. La joint venture può essere un prodromo di un accordo strategico più ampio respiro che può portare anche ad una successiva integrazione tra le imprese coinvolte. Tuttavia non è infrequente che tali accordi, data la loro complessità, possano non concludersi in maniera positiva. E con questo noi abbiamo finito. Io vi ringrazio per l'attenzione. Per educazione finanziaria, tratto da Lessico finanziario, domani parleremo di leasing.